The time has come for thousands of people to get their realization. Senti questa energia che passa attraverso il corpo? Sì, la sento. E che effetto ti fa? La tranquillità anche nelle interrogazioni. Potremmo definirla una novità che viene da lontano. Sì, perché in questa scuola di Roma i bambini delle classi elementari praticano la meditazione yoga secondo una tecnica messa a punto dalla guida spirituale Sri Mataji Nirmala Devi all'inizio degli anni 70, con particolare attenzione ai bambini. Dal 2003 questa attività è stata introdotta in Italia e oggi sono un centinaio le scuole che nel nostro paese aderiscono ad un coordinamento internazionale di associazioni di volontariato che promuove la diffusione di questa tecnica senza fine di lucro alcuno, ma con risultati molto interessanti. Abbiamo il caso di un bambino che addirittura la mamma tornava dalla spesa stanca, fatto posare i sacchi della spesa, l'ha fatta sedere e ha ripetuto tutto quello che lui aveva fatto in classe, l'ha ripetuto a lei. Notevoli risultati si sono ottenuti con l'adozione della meditazione anche nelle attività di sostegno per bambini diversamente abili. Alessandra ha avuto sempre grosse difficoltà di linguaggio, adesso invece in questo lavoro, in questa condivisione, si è aperta di più agli altri. In realtà Saja Yoga, poiché si tratta proprio di conoscere se stessi, no? Perché con il risveglio dell'energia Kundalini noi arriviamo in uno stato di consapevolezza senza pensieri. Allora, quando non ci sono i pensieri, quando riusciamo a trovare il silenzio interiore, riusciamo proprio a percepire tutte le qualità che risiedono dentro di noi, quale la pace, il coraggio, riusciamo proprio a sentire la gioia e a conoscere noi stessi. Che bello! Diventando infatti maestri di noi stessi, abbiamo uno strumento importante perché... Ma io infatti conosco alcuni di loro che fanno questa attività di volontariato. Sì. La cosa che mi ha sempre colpito è che io li vedo sempre sereni, sorridenti, felici. Ai 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 diwali hey ai ese jube vaza paraha pudi mahalakshmi sabe deve devata aparico pudre nirmala mao maya nirmala mao chindawara palimaha lakshmi mata de chindawara palimaha lakshmi mata de
data de 21 martie este dedicată principiului universal al păcii, zi în care se aduce un omagiu personalităților care și-au închinat viața acestui țel. Adevărata pace interioară poate deveni o realitate printr-o formă de mediere denumită Sahaya Yoga, o experiență unică ce îi poate conduce pe oameni într-o stare de pace mentală iluminată, în care tensiunile se dizolvă, ducând la obținerea păcii interioare. Ne paraya dil kare.